Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, nuovo outfit Red Passion, diamoci un nome, da oggi in poi a ogni outfit gli daremo un nome. Quindi ragazzi, ve lo faccio vedere così, con le maniche bianche. Mentre lo faremo, raga, io lo farò con le maniche nere. Semplicemente voi andrete a mettere la camicia bianca se lo volete fare con le maniche bianche. Io adesso mi vado a sminchiettare tutto, quindi levo la parte alta, il giubbotto, le cose eccetera, in modo da rimanere con l'outfit pulito. Così vi spiego come farlo, come stracciare la maglia e tutto il resto, ragazzi. Quindi iniziamo con il glitch. Andiamo dalla parte bassa, raga, degli outfit, quindi pantaloni, andiamo su jeans e ci mettiamo questi, numero 62, aderenti a macchie rosse, ragazzi. A questo punto, quando ci siamo messi questi pantaloni, andremo dalle scarpette. Andiamo sulle scarpette di tela, raga, e una volta che siamo sulle scarpette di tela, andremo a mettere quelle nere, ragazzi, che secondo me ci stanno da Dio. A questo punto, una volta che abbiamo messo le scarpette, dovremo andare a metterci la maglietta. Quindi andiamo dalla parte alta degli outfit, andiamo su magliette e una volta su magliette, raga, andremo a mettere questa maglietta qua, la numero 66. Controllate sempre i numeri, ragazzi, perché non sempre corrispondono. A questo punto, una volta messa la maglia, io ora ne metterò un'altra e la riselezionerò per farvi vedere effettivamente come fare tutto il resto, perché sennò a me mi rimane stracciata, raga. Quindi una volta selezionata questa maglia, avete l'outfit in questa maniera, dobbiamo andare dagli accessori. Cosa facciamo dagli accessori, raga? Ci mettiamo i bracciali, ci mettiamo i guanti neri e ci mettete anche la sciarpa. Se a voi non vi piace la sciarpa, ci andate a mettere una collana o quello che vi piace di più, raga. Quindi non vi sto a fracassare tanto le palle, questa parte la velocizziamo. Quindi a sto punto, una volta messo tutto quello che volevamo mettere degli accessori, ci salviamo l'outfit per sicurezza, ragazzi. A questo punto, una volta salvato l'outfit, andiamo di nuovo dalla parte alta, raga, dei vestiti, perché dovremmo andarci a mettere il giubbotto mimetico pesca, oppure il giubbotto protettivo pesca. Quindi andiamo dalla parte alta, andiamo su giubbotti da lavoro. Una volta che siamo su giubbotti da lavoro, andiamo a trovare il protettivo pesca, ragazzi. Una volta messo il protettivo pesca, semplicemente clicchiamo il giubbotto e andiamo a salvare l'outfit così com'è. Una volta che ci siamo salvati l'outfit, raga, qua dal bancone, dovete salvarlo sempre o nel primo o nell'ultimo slot, raga, è fondamentale, se no glitch non riesce. Reinteragiamo col bancone e ci andiamo a cercare completi tute. Una volta che abbiamo trovato completi tute, cosa facciamo? Come al solito ci andiamo a mettere il completo da scienziato pazzo. E una volta che ci siamo indossati questo completo, raga, indovinate un po', ce ne andiamo dal nostro cannocchiale. O andate nell'appartamento o andate in spiaggia. Io mi trovo molto meglio in spiaggia, raga, perché poi c'è un negozio di maschere vicino. Se decido di comprarmi qualcosa al volo, già sono lì. A questo punto scendo dall'oppressor, corro verso il cannocchiale, schiaccio freccia destra, tengo premuto touchpad o il menu interazione, vado su stile, raga, e mi metto il completo che stiamo facendo, che è nel primo slot. Mi allontano dal cannocchiale e sbada bam, avremmo messo la maschera buggata sul nostro outfit. A questo punto dovremmo andare a salvare l'outfit. Dove andiamo a salvare l'outfit, raga? Andiamo direttamente da Ammunition. Una volta arrivati da Ammunition, entriamo all'interno, raga, e dovremo andarci a salvare l'outfit. Mi raccomando, come al solito, salvatelo sempre nel primo slot o nell'ultimo slot. Una volta che ci siamo salvati l'outfit, cosa dobbiamo fare? Semplicemente, raga, apriamo il nostro menu di pausa e andremo ad avviare il lavoro da titano. Quindi start online, avvia attività create da Rockstar, raga, missioni, un lavoro da titano. Una volta che avete avviato il lavoro da titano, non vi state a preoccupare, avviate l'attività normalmente in solo, ragazzi. Ora io velocizzerò tutta questa parte. Quindi, raga, una volta che abbiamo avviato il lavoro da titano e siamo spawnati dentro l'attività, ci giriamo e andiamo a salvare l'outfit nel primo slot o nell'ultimo slot, raga. E come potete vedere, si sarà tolto il giubbotto antiproiettile. Quindi, se siete in questa situazione, state facendo tutto correttamente.
Una volta che ci siamo salvati l'outfit, raga, a sto giro non quittiamo l'attività. Andiamo qua a fianco dove c'è la parte alta dei vestiti. Andiamo su gilet prima, raga. Una volta su gilet ci mettiamo questo, il numero 4 o il numero 3. È importante che ha la manica lunga, ragazzi. E una volta selezionato, andiamo sotto su camicie del gilet, raga, e ci andiamo a mettere la camicia che vogliamo. Quindi cosa succede? Io in questo caso lo farò con la camicia nera, ragazzi. Quindi mi vado a cercare la camicia nera. Se voi potete usare anche quella con i quadretti, o quella bianca, quella azzurra, come preferite voi. A questo punto, una volta indossata la camicia e il gilet, raga, semplicemente clicchiamo due volte bio cerchio e quittiamo l'attività aprendo il telefono e facendo AXA o X quadrato X se giocate da play, raga. Una volta che siete spawnati in lobby, cosa dobbiamo fare? Apriamo il nostro menu di pausa e andiamo ad avviare l'attività merge che trovate in online, attività, avvia attività, preferite raga, missioni, basso profilo o all'affare G. Link in descrizione dell'attività per Play e Xbox, ragazzi. A questo punto, ascoltatemi bene, quando entrate in questa attività merge, link in descrizione, ripeto raga, dovremo andare a mettere per forza come abbigliamento completi salvati, perché se non mettiamo completi salvati il glitch non riesce, spawnerete con gli outfit dell'attività del gioco e quindi non mergerete una ciolla. Quindi fate entrare o un vostro amico che vi dà la mano, oppure andate in pubblica e cercate un random a cazzo, povero Cristo, perché poi voi dovrete quittare l'attività e lui ci rimarrà malissimo. Comunque, una volta che è partita l'attività e siete in questa schermata, quindi nella schermata per selezionare gli outfit, se ce l'avete messo nel primo slot farete una volta a destra e lo selezionate. Se l'avete messo nell'ultimo, cliccherete una volta a sinistra e lo selezionate. A questo punto, una volta avviata l'attività e siete all'interno dell'attività, raga, semplicemente dovremo aprire il nostro telefono e quittare l'attività facendo AXA se giocate da Xbox, oppure X quadrato X se giocate da Play, raga. A questo punto, come al solito, una volta spawnati in free mod, saliamo su un veicolo del civile o nostro, raga, e dobbiamo diventare membri di un'organizzazione, o del CEO o dell'MC. Una volta che siamo membri dell'organizzazione e siamo riusciti ad avviarla, se siete in una pubblica, cosa dobbiamo fare? Andare sullo stile, raga, dell'organizzazione e switchare una volta a destra e una volta a sinistra. Ciò cosa vuol dire? Mettere lo stile e togliere lo stile, come vedete. E a questo punto, una volta che scendo, raga, sbadabam, avremo mergiato la maglia con la camicia. Non vi preoccupate, perché adesso dovremo andare a salvare l'outfit. Una volta arrivati al negozio di vestiti, raga, cosa facciamo? Andiamo a interagire con la parte alta degli outfit, selezioniamo il tasto per salvare e sbadabam, raga, ci comparirà di nuovo il logo sulla maglietta e salvate l'outfit. Ci sta veramente una bomba, raga, ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Adesso, una volta che ho salvato l'outfit, posso farvi vedere com'era con le maniche bianche e com'è con le maniche nere. Così decidete voi a sto punto come farlo. Sono belli entrambi, raga, quindi guardate voi e scegliete voi. Anche con le maniche bianche è veramente bello, e anche con le maniche nere non scherza. Quindi a questo punto, una volta che vi siete decisi come fare l'outfit, cosa facciamo, raga? Andiamo a mettere la parte alta. Quindi dal menu interazione mi vado a mettere la maschera da sci aderente antracite, raga, che la trovate nel negozio di maschere categoria da sci. Una volta messa, indovinate, ve la salvate, salvate l'outfit mettendovi anche il paracadute nero se vi piace. Quindi vado qua e mi salvo l'outfit un po' dove vi pare adesso, perché non entreremo più nell'attività merge, quindi se volete metterlo in un altro slot potete farlo. Una volta fatto ciò dovremo andare dal cannocchiale, raga. Una volta al cannocchiale, come al solito, non sto a ripeterlo, ci bughiamo, ragazzi. Una volta che ci siamo buggati, vado su stile, vado su accessori, vado su caschi e decido il casco che voglio mettere, raga.
Potete farlo col visore termico se lo usate, o col casco antiproiettile se preferite. Io lo farò col casco antiproiettile, raga, a me piace di più così. Tanto io non tryhardo, non mi frega un cazzo di andare a combattere, quindi faccio un outfit a parer mio, secondo me, come più bello. Una volta infatti messo il caschetto, raga, cosa faccio? Mi ribaggo. E una volta che mi sono ribaggato, ci andrò a mettere anche gli occhiali. Io sono andato a mettere questi, raga, da sci, diciamo, sul rosso, perché ci stava bene, secondo me. Mentre invece con la maglietta bianca sono andato a mettere quelli tutti neri. Decidete voi come volete finire l'outfit. Secondo me questi ci stanno veramente bene. A questo punto mi allontano dal cannocchiale, raga, e sbadabam, avremmo fatto anche questo outfit. Non vi resta altro che andarvelo a salvare, raga. Quindi lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e alla prossima. Bella, raga. Sbadabam.